Buongiorno a tutti. Good afternoon, everybody. Buongiorno Marco. Good afternoon, buongiorno Marco. Cosmano. Buongiorno Cosmano. Good afternoon, Cosmano. Good afternoon, everyone that is listening to the streaming. Allora, abbiamo fatto un'apertura diversa, no? Opening in a different way today. Insieme a te, insieme a Marco. Together with you, together with Marco, who's a pianist, un direttore d'orchestra, and an orchestra conductor. Questo pezzo 10 anni fa. Sei stato a Sanremo. You attended Sanremo. Ci sei andato da casa perché. And you played from home. Bisogna stare a casa in questo periodo. We need to stay home. Purtroppo now. Sì, speriamo che ci liberino presto, that is the case, but, dura, ma c'è un motivo particolare per cui abbiamo fatto fare questa apertura a te, poi entreremo nel vivo e illustreremo a tutti e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, ma che ci stanno seguendo da tutto il mondo. Ricordiamo che è tutto tradotto in lingua inglese, disponibile anche per le persone che sono dall'estero. Però prima di entrare nel vivo dell'evento, volevo passare la parola a te perché questa è una giornata importante, no? La giornata mondiale della salute. Stiamo vivendo un periodo ipercomplesso, alcuni temi sono diventati centrali, cioè, assolutamente questo problema, questo virus, sure. Covid-19, che ha colpito insomma tutto il mondo, c'è cioè, tutto il tema delle malattie che colpiscono le vie respiratorie. Quindi tu te ne sei occupato, sono un po' di tempo che ti occupi non solo di musica ma di questo tema. Quindi sì, a te la parola se illustri a chi ci sta seguendo. Vi racconto. Io praticamente un anno e mezzo fa ricevo una mail da questa associazione AMMP, si chiama, è l'associazione Morgani Malattie Polmonari. Ricevo questa mail, non li conoscevo, mi scrivono una mail, mi raccontano chi erano, che cosa fanno, di cosa si occupano. La cosa mi ha immediatamente interessato, quindi ci siamo sentiti. Siamo andati a cena insieme, ci siamo chiesti che cosa possiamo fare per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo argomento, che adesso guarda caso è così attuale. E quindi abbiamo fatto questo primo evento il settembre scorso qui a Forlì, nella piazza Safi, la piazza principale di Forlì. Abbiamo fatto questo mega evento dove abbiamo arruolato 25 musicisti sul web. Abbiamo fatto anche questa cosa che l'abbiamo chiamata un minuto di respiro. Voi conoscete benissimo la prassi di fare un minuto di silenzio quando si vuole commemorare qualcosa, un brutto evento. Invece noi questa volta volevamo semplicemente festeggiare il respiro, perché il respiro è una cosa importantissima di cui non ci rendiamo conto, non gli diamo peso. Quindi abbiamo fatto il settembre scorso questo minuto di respiro, abbiamo fatto respirare tutta la piazza con una base musicale, ed è stata una cosa veramente molto carina. And it was a very, very nice activity, very, very nice event. Quindi andremo a ripetere il 5 di settembre prossimo for 1 minute. Coronavirus permettendo ovviamente 2020. Esatto, io quindi invito tutti quelli che ci ascoltano ad andare sul sito Sharing Breath, il respiro condiviso, Sharing Breath, e andare a vedere che cosa facciamo. Tra l'altro il prossimo evento che andiamo a fare, faremo questo concorso anche per i per autori musicali, quindi autori del testo, quindi non c'è limite di età, chiunque si può iscrivere, può mandare un testo che poi verrà diventerà una canzone che andremo ad eseguire se siete dei poeti che scrivete testi, andate sul sito, iscrivetevi e mandatevi tutti sul sito per inviare le loro proposte. In bocca al lupo per questa altra grandissima esperienza, quindi settembre 2020. Grazie mille Marco, grazie tante.